diciamola come va detta, non so adesso quali risultati porteremo a casa, lo vedremo, ma erano anni che non succedeva che un governo, prima di fare la legge finanziaria, rispondeva a una richiesta di CGIL e CISL e UIL e diceva, prima ancora di dire cosa vogliono fare, incontro le organizzazioni sindacali. Non è un problema, non era un problema solo dell'Italia, perché come sappiamo la disintermediazione, questa è la parola, è una cosa che, diciamo, è una malattia che ha colpito tanti, ecco. Anche governi di sinistra, di centro-sinistra. Consentitemi la battuta, tutti quelli che hanno avuto questa malattia hanno avuto qualche problema, diciamo. Forse se riflettessero che non solo può far male, ma che non serve a nulla, sarebbe meglio. Ecco. Detto questo, però, noi non sappiamo cosa succede. Noi naturalmente, e lo dico perché se sto alle dichiarazioni fatte, perché queste sono gli atti, se io sto alle dichiarazioni fatte dal Premier Conte in Parlamento per chiedere la fiducia, noi l'abbiamo detto anche pubblicamente, oggettivamente su una serie di temi ha detto cose che era un po' che non si sentivano dire, no? Però, come ho già detto più volte, anche, tutti siamo andati a scuola, almeno fino alle medie l'abbiamo fatte tutte, no? Elementari, medie, fino. E un tema ce l'hanno dato a tutti da fare, no? Sappiamo perfettamente che il titolo, tutti possono essere d'accordo, ciò che fa la differenza è lo svolgimento, no? Perché lo stesso titolo può avere svolgimenti diversi, quindi noi dobbiamo vedere concretamente, cioè detta brutalmente, se dice noi vogliamo ridurre il cuneo fiscale, darlo totalmente al lavoratore, io dico ok, adesso mi spieghi com'è, perché per me, che ho fatto scuole basse, come si dice, no? No, che ho fatto scuole basse, per me c'è un punto, che se mi abbassi le tasse io devo vedere aumentare il mio netto in busta paga, se no non capisco che si sono abbassate le tasse, non so se è chiaro.